stabile l'abbassamento da 60 a 40 euro della soglia entro la quale i commercianti sono obbligati ad accettare i pagamenti con moneta elettronica, ma anche il divieto per gli operatori che dovranno versare la tassa sugli extra profitti di aumentare i prezzi per i consumatori e l'innalzamento delle pensioni minime, come chiesto da Forza Italia. Silvio Berlusconi, alla festa di Natale del Monza, ha spiegato che sarebbero tre le direzioni a cui si starebbe lavorando. La prima è alzare le pensioni minime da subito a 600 euro. Nella legislatura la porteremo a 1000 euro. Bene, adesso con i pochi soldi che abbiamo possiamo cominciare a alzarla a 600 euro. Tra le priorità anche portare avanti la lotta alla burocrazia e prevedere una decontribuzione totale per le nuove assunzioni. Dobbiamo detassare e decontribuire le assunzioni di giovani che saranno di fronte e senza lavorare. Questo dà a tutti gli imprenditori e tutte le imprese una grande convenienza di assumere giovani. Oggi, aggiunge Berlusconi, uno stipendio di 1.500 euro a un dipendente all'azienda costa 2 volte. Il tasso di disoccupazione in Italia nel terzo trimestre è sceso al 7,9%, il valore minimo dal 2009, ma cala di 12.000 unità il livello degli occupati per la diminuzione dei dipendenti a termine, non compensata dall'aumento di quelli a tempo indeterminato. Su base annuale l'Istat rileva tuttavia un saldo positivo di 247.000 occupati rispetto al 2021, una crescita delle retribuzioni in aumento dell'8,4% gli inattivi, coloro che non cercano lavoro perché convinti di non riuscire a trovarlo. E a proposito di lavoro, Ita, la compagnia che, lo sapete, ha sostituito Alitalia, cerca personale da assumere e in tantissimi si sono presentati oggi a Roma alle selezioni. Avevo 7 anni, feci il mio primo volo, ero piccola, insomma, mi innamorai delle nuvole, del cielo, da lì dissi, mamma, qua voglio fare il pilota. Ita Airways cerca 1250 persone tra piloti e assistenti di assumere tra il prossimo anno. La prima compagnia di bandiera cerca personale al di fuori del perimetro aziendale. Pilota, ma uno di quei piloti che si è ritrovato in mezzo a finire gli studi in mezzo alla pandemia, quindi sono un po' di anni che speriamo per il meglio. Oggi qui a Roma a partecipare alle selezioni diverse realtà, dai giovani cadetti ai piloti più esperti che lavorano in compagnie anche estere, oggi in crisi o a terra. Vogliamo volare, vogliamo lavorare. Noi veniamo proprio dall'Italia, ho fatto 20 anni dall'Italia. Tornare dove tutto cominciò sarebbe un gran risultato. La trattativa per la privatizzazione della compagnia è andata avanti al MEF. Dal 16 novembre Lufthansa è nella dentro di Ita, dove studi i numeri aggiornati del vettore. Si attende ancora l'altro partner privato che dovrebbe entrare nel capitale di Ita, non si esclude che sia italiano. L'esecutivo entro fine anno dovrebbe poi firmare un protocollo d'intesa con la compagnia tedesca. Tra i temi industriali, oltre ai numeri sulle quote della privatizzazione, c'è anche l'espansione di Ita, che dagli attuali 68 aerei passerà a 96 a fine 2023, e questo comporta un necessario incremento del personale che attualmente conta circa 3.600 persone. È quindi tempo di nuove assunzioni, ma non mancano però le polemiche dei lavoratori all'Italia in cassa integrazione che aspettano di entrare in Ita. E continua la mobilitazione per l'Italia anche in vista delle prossime festività natalizie. Meno regali a dare più sostegno a chi è proprio in capitale continua ad essere bombardata. Aereo a Chile scattato pochi minuti prima delle 6 di mattina. Le squadre di soccorso entrano in azione per domare le fiamme in questo edificio amministrativo. 5 in totale, quelli che vengono danneggiati. Di droni di fabbricazione iraniana di Kiev partiti dalla costa est del mare d'Azov. Su uno ci sarebbe la scritta per Yazan, la città dove ha sede la base russa attaccata il 5 dicembre scorso dagli ucraini. Una linea che in questo quartiere residenziale. Non ci sono tutti e 13 droni, infatti, sono stati abbattuti dalla contraerea. Che? Il presidente Zelensky non ignorare gli armi aerei. Dagli istituti presto arriveranno nuove batterie di missili di difesa Patriot. Il Cremlino intanto smentisce di aver ricevuto da Kiev una proposta per una tregua tra la
È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di compagnia del Ferro Campi
strage di domenica a Fidene. Situazione non grave, gravissima, il laconico commento dell'uomo in custodia dopo la strage di tre giorni fa, in cui sono morte quattro donne. L'ultima, ieri sera, Fabiana De Angelis, 50 anni. Uai! Prima di arrendersi alla dolce destino a cui l'ha consegnata a Carpati. Omicidio volontario nei confronti dell'uomo che avrebbe risposto solo ad alcune domande del GIP, rimanendo in silenzio sui punti chiave della vicenda. Dagli accertamenti in corso da parte del